matraschine, oggi ho tutti i capelli che vivono di un pomeriggio alquanto funesto e molto, molto allegro, infatti non so neanche io come tenerli. Vi faccio la recensione di questa palettina qui. La vedete? Sapete che avevo già fatto quella della Sunrise e quindi oggi vi tocca vedere questa. Morale della favola, non mi piace per niente. Vi faccio vedere i colori e adesso vi faccio vedere anche proprio tutte le immagini per quanto riguarda la descrizione della palettina. È una palettina da 6 ombretti, si chiama 01 Nude e ha 12 mesi di pau e 8,5 grammi di prodotto, pagata 4,49 euro, 4,49 euro costa. A differenza della Sunrise, la 03, questa non colora niente, 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 niente. Io qui ho anche gli swatch, però adesso ve li faccio vedere anche proprio da vicino. E vi faccio vedere anche un look che ho realizzato con questa palettina, cioè quello che ho oggi. Togliendo i colori, quelli più scuri, la palette per gli altri colori non sembra che gli altri colori non facciano niente, si mischiano tra di loro soprattutto il rosa antico, il rosa chiarissimo e il bianco, che come vedete è il colore che ho usato di meno. Gli altri hanno un solco tremendo perché per far vedere il colore bisogna usarne una quantità industriale. E col dito, a differenza della Sunrise, questo non si vede niente nella palpebra mobile. Li ho sempre messi con un primer, non mi sono mai azzardata a metterlo senza. E ho notato anche che verso le 4-5 ore i colori incominciano a svolazzare via e a non vedersi più nella palpebra. Gli unici che rimangono e che sono carini sono i colori questi qua scuri. I scuri poi sono anche facilmente sfumabili, non vi lasciano i punti, le chiazze, riuscite a stenderli bene e sono tutti comunque colori perlatini, shimmer, non esiste nessun colore opaco se non questo che si avvicina a un satin, ma per il resto tutti gli altri colori sono molto lucenti, perlati o... Comunque glitterini no, non ce ne sono. Già questa è una cosa positiva. Però se devo tirare le somme, è meglio prendere la Sunrise. Altro da dire non ho. Di certo non mi ha fatto reazione allergica, non mi trovo fallout. Non ci sono colori opachi, ma vabbè, insomma, ho altri colori o altre palette, le prendo da lì. E per 4,49 euro posso anche sorvolare il fatto che non ci sia un colore opaco. E per fortuna che questa confezione non è scrausa, non si rompe ancora, per fortuna. E diciamo che tra tutte le quattro uscite, tra le due che ho preso, questa è quella che se dovessi portare un'amica allo stand e dire quale di quelle quattro palette non le consiglierei, eccola qua, presente. Da guai che neanche la mia peggior nemica gliela consiglierei. Se voi invece l'avete usata e vi piace, ditemi come fate, come fa a piacervi, che base usate, se usate qualche base colorata magari, ma perde delle sue caratteristiche, non vado a mettere una base colorata per risaltare di più. Io piuttosto preferirei avere un ombretto bello carico di colore e carico, intendo carico, tanto quanto la pigmentazione che trovo nella palette Sunrise 03. E ho sempre il mio problema che mi si cancellano le scritte, ma vabbè, a me il packaging di Essence è molto, molto easy, molto base, quindi lo lasciamo così. E se devo proprio consigliarvi i due colori, questi due più scuri. Poi per il resto sono tutti colori che si possono trovare tranquillamente anche in altre palette. Mi piaceva anche questo qui. Però, cioè, si vede col riflesso della luce, ma quando lo stendete non lo vedete proprio. Infatti devo là
spiaccicarmi un etto e mezzo di questo prodotto. E tutto qui. Fatemi sapere la vostra, sono stata molto succo succo perché proprio non ci voglio neanche perdere più di tanto tempo. Questa la uso tutti i giorni e vorrei cercare di portarla al termine il prima possibile perché mi fa schifo. Devo essere proprio, non posso trovare altre parole. Non mi piace e non ve la consiglio per nessuna ragione. El mundo. Noi ci vediamo al prossimo video, fatemi sapere cosa ne pensate. Ciao!